Non sto nella pelle, cioè nella pelliccia. Sono pronto. Ok, ascoltate. Thank you.
Gli snack saranno in vendita per poco tempo prima dello show. Nostro audace duo di proiettili, Marty e Stefano. Michael Botto, sono pronto a volare. Sotto quella pelliccia bruciacchiata batte il cuore di un leone. In ogni caso è straordinario. Ecco a voi Vitali e il lemure! Non va bene. Non me ne fia. Thank you.
Vai, pazzo! Sono migliore di quanto pensassi. Sono sorteggio. Sono soddisfatto. Non me ne fai. Sono vinto dal tuo talento. Bene, se posso attirare la vostra attenzione sulla corda pericolosamente tesa, vorrei presentarvi Gloria e Melman! Lui piace, ma lei lo vuole solo per le sue discutibili doti di trapezista. Ecco a voi Alex e Gia! Amici, i vostri artisti, ancora uno, Gia e Alex, Melman e Gloria, Marti e Stefano, Vitali e Re Giulia.
Parigi, Bon Nuit. Il circo è stato un successone a Parigi, così i nostri amici sono andati... Oh, guardami! Sono un mimo! Non posso parlare! Oui, oui, oui! Croissant! Bla, bla, bla! Alla fine, i mostri hanno lasciato Parigi! E siamo andati nella città successiva, che era Londra. Re Julien, mi sa che è la città sbagliata. Cosa? Non ti sento, sono un mimo! Dove ero rimasto? Ah sì, siamo andati a Londra! Re Julien, è sbagliata anche quella. E così? E anche quella. Ah ma dai, è così poco professionale! Ma è anche spassosa! Boris, devi provarlo! Il circo è andato bene a Parigi. La tappa successiva è stata Londra. Bene, mostri. Adesso siamo a Londra. E a Londra tutti hanno bisogno di una cosa, un ombrello. Marty e Melman, portatemene uno bianco e marrone. È molto importante. Non chiedetemi perché, è top secret. Londra? Vuoi dire niente più patatine alla francese? È terribile! Maurice, che cosa hanno a Londra che posso farmi portare dai mostri? Maurice! Datevi una mossa prima che torni. Scusate, ma questo è molto più importante. Maurice mi ha detto che c'è una nuova bevanda a Londra che si chiama... se mi portate 10 teiere di tè londinese, potrei invitarvi al fantastico tè che ho deciso di dare in mio onore. Perciò andate, portatemelo! Londra, Melman, il Tamigi, il Big Ben, Buckingham Palace! Smog, traffico, una strana ossessione per il calcio. Odio quei tipi! Eccone uno! No! Va bene, secondo te. Acciù! È sparito! Non mi prenderai! Ecco come mi diverto! Se non altro le cose di Skipper sono sensate. Ma cosa serve tutta questa roba di Julia? Non lo so, Melman. Penso che prima lo troviamo, prima ci lascerai in pace. Ci picchia. Che dobbiamo fare? Dove andiamo? Julian, è per te. Spero che a Julian piaccia. Buon cibo in Italia.
sia quello che Julian vuole. Bello! Ok, a che serve? Ehi, Spilungone! Vieni qui ad aiutarmi! Voglio sollevare un polverone! Ehi, Julian! Abbiamo preso tutto! A Julian dovrebbe piacere! Non lo so, Melman. Pensi che quei pinguini sappiano cosa fanno? Forse è meglio non chiederselo. Melman, se lavoriamo insieme possiamo farcela! Oh, allergia! Non devo appenderli all'altezza degli occhi. A quel piccolo lemure piacerà! Non ci riesco senza il tuo aiuto, Melman! Stanno accadendo molte cose strane, eh? Sono un attacchino proprio in gamba! Allora, come sta andando questa cosa della corda, Melman? Beh, ho ancora un po' paura dell'altezza e di ballare, ma a parte questo, va bene. Io dico di mollare Julian alla prossima fermata. Ci stai? Oh, andiamo, non è così male. È solo prepotente, fastidioso e... Ok, sì, potrei starci. Julian impazzirà per questo! Se lavoriamo insieme possiamo farcela! Chissà perché ci serve tutta questa legna! È proprio uno spettacolo! Ho trovato una cosa per Julian. Io e Gloria andiamo molto d'accordo ultimamente. L'ho già detto. Achoo! Solo 500 volte. Achoo. Cerco di toglierti. Mi sa che dovremmo farlo insieme, Mark.
Bene, mostri. Adesso siamo a Londra. E a Londra tutti hanno bisogno di una cosa, un ombrello. Marty e Melman, portatemene uno bianco e marrone. È molto importante. Non chiedetemi perché, è top secret. Londra? Vuoi dire niente più patatine alla francese? È terribile! Maurice! Londra, Melman, il Tamigi, il Big Ben, Buckingham Palace! Achoo! Smog, traffico, una strana ossessione per il calcio. Cosa per Julia? Ecco come mi diverto! Se non altro le cose di Skipper sono sensate. Ma cosa serve tutta questa roba di Julia? Non lo so, Melman. Penso che prima lo troviamo, prima ci lascerà in pace. Allora, come sta andando questa cosa della corda, Melman? Beh, ho ancora un po' paura dell'altezza e di ballare, ma a parte questo, va bene. Con quello ha espulso anche i polmoni, mi sa. Pazzesco! Melman, io dico di mollare Julian alla prossima fermata. Ci stai? Oh, andiamo, non è così male. Sono prepotente, fastidioso e... Ok, sì, potrei starci. Dovrebbe gradirlo. Io e Gloria andiamo molto d'accordo ultimamente. L'ho già detto. Sono 500 volte. Al giorno. Fantastico! Sono allergico ai circhi! Bella giornata! Scusa, cerco di togliermi il vizio. Julian, è per te. Risolvere con un bel calcio. Non ci riesco senza il tuo aiuto, Melman. A Julian dovrebbe piacere.
un'ultima cosa per Julien. A chi serve tutta questa roba comunque? Mi dispiace. Pensi che ci sentiremo ancora a casa a New York? Puoi togliere l'animale a New York, ma non puoi togliere New York all'animale! Altra legna per la catasta! A Julien dovrebbe piacere! Spero sia legale. Bell'ombrello quello che avete portato. Mi sento già più asciutto. E là, mostri, Re Julien ha deciso di dare un tè e di invitare tutta la Londra che conta. Il padrone di casa, cioè io, ha segnato le porte della migliore aristocrazia. Voi, mostri, dovete solo consegnare gli inviti alle porte segnate. Capito bene? Doveva sapere del mio arrivo. Ci sono passaggi zebrati ovunque. Bello! Io stesso non avrei potuto fare di meglio. Bene, ora che Sua Altezza ha finito con voi, possiamo tornare al lavoro. Poi ci serve un sacco di carbone. Ne abbiamo trovato uno non troppo bagnato. Alex e Marty, prendetelo, a qualunque costo. Tappa e poi a casa. Esatto, l'idea del circo ha funzionato. È meglio degli aerei delle scimmie. Salve. Ottimo. Queste cose non mi piacciono.
gli accalappiatori! Scappa! Tu, animale, alt! Dove andiamo? Mi serve il tuo aiuto! Ehi, ci sono altri... Questo non posso farlo da solo, Marty! Vivo e vegeto! Mano.
solo una considerazione personale. Sì! Ci ho preso gusto a farlo! Alex, vuoi aiutarmi o no? Viva un po' il posto! Sì, che bravo sono! Marty, mi serve il tuo aiuto! Questo non posso farlo da solo, Marty! Ancora gli accalappiatori! Halt! Tu, animali in fuga! Andiamo in incognito. Oh, no, 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 no! Sono un maestro del travestimento. Dammi una mano! Marty, dammi una mano!
posso farlo da solo, Marty. Vai così! Questo posto è fantastico, Alex! Guarda quante cose belle! Concentrati, Marty. Qui non siamo in vacanza. Grazie per aver scelto Air, Marty. Non è una bella sfida? Marty, mi serve il tuo aiuto! I piaceri di un tempo! Questo non posso farlo da solo, Marty! La porta è chiusa dall'interno! Se solo ci fosse un modo per superarla! Oh, sì! Ehi, hey, Alex! Una mano mi farebbe comodo! Così va meglio. Oh, deve essere finito così. Sarà lo spettacolo migliore di tutti. Ma prima devo avere quelle provviste di cui ho sempre un disperato bisogno. Andate a prenderle. Dobbiamo andare su quella ruota panoramica. Pare che si veda tutta Londra da lassù. No, grazie. Vedo bene da qua giù. Se voglio andare via. Beh, sarà bello rivedere casa. Sì, so che cosa vuoi dire. Ok, ora un tocco di colore. Marty Melman, mi serve un secchio di vernice verde, portatemelo. E come prevedibile, mi serve anche a me qualcosa. L'intera famiglia reale ha accettato il mio invito per il tè. Altre 10 teiere e non mescolatelo con la vernice. Anche se pensavo che andasse bene l'ultima volta, Maurice sostiene che il tè verde non è fatto così. Thank you.
dispiace di non aver imparato la lingua locale prima di venire a Londra. Stammi attaccato, Melman! Parlo inglese! Hello! Ho trovato una cosa per te! Sei notte, penso che Aquila tu puoi! Gli accalacciatori! Non li trovo! Non voglio sollevare un polverone! Non mi prenderai! Vieni a prendermi! Spero che a Giulia piaccia! Ragazzi, sono tornati gli accalappiatori. Non lo vedo. Oh oh. Magnifico. Mi hanno preso. Credo di aver preso l'ultima cosa per Julian, ragazzi. Marty, so che hai da fare, ma ho bisogno di te. Oh, qualcuno ha un antistaminico. Non posso credere che tu gli voglia far sparare il cannone. Che cosa posso dire? Quel ricco sa di certo il fatto suo. Attento! Nessuno lo dice? Salute! Ci ha preso gusto a farlo! Melman, ci conviene stare attenti a quella Dubois! Prometto che griderò a squarciagola se la vedo! Ha 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 ha!
sarà lontano. Ci serve un po' di allegria. E non c'è niente di meglio dei fuochi d'artificio. Una cassa andrà bene.